Fondi della ricostruzione post-sismica e il loro uso ottimale, nuovo piano regolatore, legge regionale L'Aquila capoluogo, istituzione Film Commission. Questi alcuni dei contenuti di progetto L'Aquila, laboratorio e piattaforma politica, presentato oggi dai nei componenti della segreteria regionale Mauro Marchetti, capo di gabinetto del sindaco Massimo Cialente, e Stefano Albano, segretario cittadino. In sala molti consiglieri comunali. Dobbiamo rispondere ad un'esigenza reale, è stato spiegato. All'Aquila si sta aprendo una fase nuova, serve un dibattito più alto e propositivo rispetto al totosindaco che è prevedibile a breve si scatenerà. Intanto la partita dei fondi per lo sviluppo economico e lo sviluppo sociale, il cosiddetto meccanismo del 4%, sono 250 milioni di euro per il cratere. Scendo alla regione, la partita della legge L'Aquila capoluogo, annunceremo oggi che stiamo costruendo il progetto di legge per restituire l'Abruzzo Film Commission. Scendo poi al comune, la partita del piano regolatore, che dovrà essere una grandissima discussione, un grandissimo dibattito da aprire in città, e a fianco a questa noi abbiamo individuato naturalmente quella anche dell'Aquila città universitaria, cioè di come la città si fa sistema attorno all'Ateneo. Beh, un progetto innanzitutto ribadisco politico e che guarda chiaramente al 2017, che per noi ma per questa città è un appuntamento importante e vuole ribadire tra le altre cose, insomma, voglio dire, l'ambito politico in cui ci vorremmo muovere, che è quello del centro-sinistra. Noi qui stiamo raccontando un'esperienza di centro-sinistra diversa rispetto alle altre realtà italiane e anche rispetto al governo, con Sello, con Rifondazione. Questa è una prima occasione per ribadire che questo è l'ambito politico in cui ci vogliamo muovere.